Buon lunedì e bentornati in questa nuova Top Ten Orange. Quali sono i migliori film di Stanley Kubrick? E anche questa top è stata proposta e votata da voi. Grazie ragazzi. Numero 10. Ero convintissimo che questa classifica sarebbe stata una delle più difficili da fare, invece sembra, secondo il mio punto di vista ovviamente, che sarà una delle più obiettive che io abbia mai fatto. Però comunque una puntina di soggettività ce l'ho messa comunque, ma è soltanto per la decima posizione, perché parliamo di Paura e Desiderio. È, secondo me, questo il film più brutto di Stanley Kubrick e di conseguenza non dovrebbe comparire in classifica, eppure andava messo. Sicuramente questo film a qualcuno sarà anche piaciuto e non ci sta assolutamente nulla di male, però è proprio un dato oggettivo effettivamente. Già nel primissimo film Stanley Kubrick comincia a parlare di psicologia, cerca di analizzare i personaggi da un punto di vista molto profondo. C'è la tematica della guerra a lui molto cara, che ha trattato in diversi film, però nella sua opera prima fallisce. Ho visto che all'epoca ci furono anche delle recensioni positive, quindi la cosa contrasta ovviamente, ma ce ne sono state anche di negative. La cosa interessante è notare che fin dagli albori Stanley Kubrick aveva a cuore un certo tipo di caratteristiche, ma non riusciva a raccontarle. Già le inquadrature di questo primo film erano qualcosa di spettacolare e sotto il profilo fotografico veramente Stanley Kubrick non gli si può dire nulla, però sotto il profilo del racconto secondo me peccò, ed è secondo me in realtà una cosa molto positiva per questo regista, perché oggi facciamo la classifica su uno dei registi più famosi e importanti della storia del cinema ed è riconosciuto da tutti che sia stato uno dei migliori in assoluto. Eppure quando ha iniziato sbagliava, ed è quindi da prendere come monito questo film per tutti i neoregisti o coloro che vorranno diventarlo magari un giorno. L'importante è sempre mettere tutto se stesso in quello che si fa, e Stanley Kubrick questo lo faceva. Al di là del talento, al di là di tutto, Stanley Kubrick è uno che studiava tutti i giorni e che sperimentava. Nonostante io non sia un appassionato dei film di Stanley Kubrick, però questo gli va riconosciuto e gli sarà riconosciuto sempre e per sempre. Numero 9. Passiamo in nona posizione con l'ultimo film di Stanley Kubrick, quello che non poté completare, cioè Eyes Wide Shut. Oltre ad essere stato l'ultimo film di Stanley Kubrick, fu anche l'ultimo lavoro in coppia per Nicole Kidman e Tom Cruise. I due all'epoca erano sposati, poi il divorzio e quant'altro, e quindi non hanno più lavorato insieme e ci sta. Chiaramente Kubrick si occupò di tutto il film, tranne che della colonna sonora su cui subentrò Steven Spielberg, con cui era molto amico quando era in vita. Numero 8. Ottava posizione per Orizzonti di Gloria. In questo film riprendiamo un po' tutte le caratteristiche che abbiamo già visto precedentemente in Paura e Desiderio. Non l'abbiamo proprio analizzato quel film, però effettivamente si sofferma molto sulle catastrofi, ciò che può portare la guerra e la caratterizzazione psicologica tanto cara a Stanley Kubrick dei personaggi all'interno dei suoi film. Sotto il profilo della caratterizzazione psicologica dei personaggi, Stanley Kubrick fu un avanguardista, perché negli anni 50-60 non si usava ancora approfondire troppo i personaggi, creando degli stereotipi abbastanza banali, eccezione fatta ovviamente per alcuni film, perché ci sono sempre le eccezioni. Però Stanley Kubrick in ogni suo film caratterizzava in modo molto specifico, faceva caratterizzare all'attore in modo molto specifico il personaggio. E la cosa più importante è che le loro caratterizzazioni dipendevano per lo più dal contesto in cui i personaggi vivevano, in questo caso quello della guerra. In breve ragazzi, questo film è riuscitissimo. Numero 7. Settima posizione per Rapina a mano armata. Io qui ragazzi non posso non pensare ogni volta al trailer di Maccio Capatonda. Rapina a mano, capolavoro. Sembra una cosa stupida, però effettivamente ho visto prima Rapina a mano e poi Rapina a mano armata. Quindi ci può stare. Visto come vi collego Maccio Capatonda e Stanley Kubrick con due secondi. È inutile dire che anche Rapina a mano armata è un bellissimo film, cioè, come vi ho detto, l'unico che non mi è piaciuto della sua filmografia è Paura e Desiderio, ma per alcune caratteristiche lo trovo molto interessante, proprio per il fatto che, nonostante sia partito non benissimo come regista, dopo si sia allenato e sia diventato un grandissimo regista, uno dei più grandi della storia. Insomma, alla fin fine tutti i film di Stanley Kubrick sono belli, uno diverso dall'altro, però anche Rapina a mano armata è riuscitissimo. Numero 6. Passiamo a parlare di un film in costume di Stanley Kubrick, che non è Spartacus, bensì Barry Lyndon. Spartacus in questa classifica non lo vedremo, perché lo ritengo un po' meno bello rispetto agli altri, non perché sia brutto, e più giusto parlare di Barry Lyndon perché ha una serie di curiosità al suo interno, il film molto interessanti.
Una delle curiosità più interessanti di questo film, che sicuramente adoreranno gli amanti della fotografia e della cinematografia assolutamente, è il fatto che lui si fece costruire un obiettivo apposito per il film. Infatti voleva girare tutto quanto a luce naturale, quindi serviva un obiettivo che potesse essere abbastanza luminoso. Non entro troppo nel tecnico perché rischio di non accontentare nessuno. La sostanza è che per realizzare un obiettivo del genere comporta delle limitazioni a livello scenico, perché per mettere a fuoco c'è un minor spazio di errore e quindi è facilissimo andare a mettere fuori fuoco un attore, e di conseguenza tutta la recitazione della maggior parte degli attori era molto statica, soprattutto nelle fasi notturne. E se in particolar modo vi soffermate sulle riprese notturne o all'interno di alcuni spazi molto bui, vi accorgerete che gli attori sono molto fermi e fissi nella loro posizione. Un pochino si muovono certamente, ma sono molto limitati per questa caratteristica, e la trovo molto interessante. Numero 5. E passiamo a parlare del primo film che io ho visto di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Bello, bello, bello. Devo dire che preferisco la prima parte alla seconda, quella della preparazione dei militari. Mi tengo sempre sul vago per evitare di spoilerare. Che cazzo stai dicendo, soldato Boccoli d'Oro, eh? Sì, stai calmo però. Spoiler? Ah, no, no, sì, non ci siamo, questa è un'imitazione perfetta. Ah, sì, sì, sì. Non sì, so che cazzo non, sto non dicendo, serve. Ma lo dico molto bene. Abbiamo capito sono la gag, non serve. Sono molto impostato, non so che cazzo sto dicendo, sto sbagliando tutto, ma è soltanto una gag, quindi finirà presto. Sì. Numero 4. Secondo me uno dei candidati alla prima posizione per la top blu è quello che sto citando io adesso, in questo momento, per la medaglia di legno. Soltanto quarta posizione per Arancia Meccanica. Al di là del fatto che i film che citerò dopo meritano altrettanto di stare in prima posizione e quindi non se ne esce per niente. Comunque, parlando di Arancia Meccanica, sicuramente è un film fastidioso. Fastidioso nel senso più positivo del termine, perché il racconto parla di una società votata alla violenza, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Qui stiamo parlando di un film di quasi 50 anni fa e ha al suo interno delle scene estremamente violente anche per oggigiorno. Nonostante tutta la violenza che vediamo ai telegiornali, nei videogiochi, nei film moderni, eppure Stanley Kubrick, attraverso sempre questa caratteristica psicologica dei personaggi, riesce a dare un imprinting molto fastidioso, molto violento. Secondo me questo è il suo film più difficile e rischioso che abbia fatto. Numero 3. Terza posizione e medaglia di bronzo per quello che forse è il mio film preferito di Kubrick, cioè Il Dottor Stranamore. Avevo già fatto una classifica inerente a questo film un po' di mesi fa, in cui praticamente spiegavo che la cosa che più mi piaceva di questo film era il contrasto tra quello che era il racconto e il modo in cui veniva raccontato. Abbiamo un film ambientato in piena guerra fredda e che fra l'altro è stato girato in quegli anni lì, ma è raccontato in modo comico, una commedia, ma è incredibile come riesca a strapparti anche qualche risata su degli argomenti molto crudi. In un certo senso è proprio l'opposto di Arancia Meccanica, che invece punta sulla violenza e non fa nulla per ammortizzartela. E se non è bravura questa, cioè lo switchare da una cosa all'altra senza alcun problema, ditemi cos'è. Numero 2. Seconda posizione, medaglia d'argento per The Shining. E qui vado in controtendenza contro me stesso, in pratica, perché, per chi mi segue, lo sa benissimo che non amo gli horror. Non è un horror purissimo perché non mi fa tanta paura, non so se faccia paura, a me non ha fatto tanto paura quando l'ho visto. Ha delle situazioni che possono spaventare, lo capisco, ma non è proprio orrorissimo, come possiamo dire. Nonostante sia un horror, l'ho sempre considerato un grandioso film, nonostante Stephen King sia di tutt'altro avviso. Forse dal punto di vista fotografico questo è il film perfetto di Stanley Kubrick. Veramente ogni singolo frame può essere estrapolato, usato come poster, come cartolina, qualsiasi cosa, perché la composizione di ogni singola scena è perfetta. Ogni tanto girano anche dei meme su Facebook che fanno vedere alcune cose, traiettorie studiate, la regola dei terzi, il labirinto che si incastra perfettamente, cioè una cosa pazzesca. Penso che questo film verrà studiato per anni e anni e ancora ci saranno cose da scoprire, è pazzesco. Poi io non sono così appassionato di fotografia, però è incredibile pensare che abbia fatto uno studio così approfondito Stanley Kubrick. E poi fra gli interpreti c'è Jack Nicholson, che io adoro, è fra i miei attori preferiti, e quindi già solo per questo mi bastava inserirlo in top. Numero 1. E che film potremmo mai trovare in primissima posizione? Beh, ovviamente stiamo parlando del film che ha dato l'unico Oscar alla carriera di Stanley Kubrick, quello per i migliori effetti speciali.
Fra l'altro Stanley Kubrick ha ricevuto 13 nomination agli Oscar in totale con 13 film, cosa non semplice da ottenere, e l'ha ottenuto nelle categorie più disparate. Sta di fatto che il suo film più importante e migliore secondo me è 2001 Odissea nello spazio. E anche questa top è finita, fatemi sapere quali sono i vostri film di Kubrick preferiti. Commentate qui sotto e noi ci vediamo venerdì con la Top 10 Blu e detto questo, YouTube! Do you